E questo è Fauci Accademia. Com'è la risoluzione di arresto errori schermata blu in Windows 7? Smettere di errori a volte chiamati schermo blu, o errori di schermo nero. Può verificarsi se un problema grave causa che Windows 7 a chiudere. O si riavvia inaspettatamente, si potrebbe vedere un messaggio che dice: Windows è stato arrestato per impedire danni al computer. Questi errori possono essere causati sia da problemi hardware e software. E può essere difficile per risolvere il problema. Alcuni errori possono essere causati da problemi con il disco rigido del computer. O casuale RAM memoria ad accesso, piuttosto che problemi con finestre o altri software. In esecuzione sul computer, Windows 7 include strumenti che possono aiutare a identificare e correggere alcuni errori relativi all'hardware. Gravi errori potrebbero richiedere a contattare il produttore di hardware per il supporto. Per verificare la presenza di problemi di memoria, aperto strumento di diagnostica della memoria, facendo clic sul pulsante di avvio. E quindi scegliere pannello di controllo, nella casella di ricerca, memoria di tipo. E quindi fare clic su diagnosticare i problemi di memoria del computer. Scegliere quando eseguire lo strumento. Se si sceglie di riavviare il computer ed eseguire lo strumento immediatamente, assicurarsi di salvare il lavoro e chiudere tutti i programmi in esecuzione. Lo strumento di diagnostica di memoria verrà eseguito automaticamente quando si riavvia Windows. Ove queste informazioni siano utili, grazie per la visione Fauci Accademia. Si prega di come iscriversi e condividere questo video. Click to get more videos playlist. Please subscribe, like, share and comment. Thank you for watching Fauci Academy.